Ehi, ciao! Hai mai sentito parlare di quella che molti chiamano coppia aperta? Magari sì. E forse ti provoca anche una certa curiosità. Vorresti provare ad intraprendere questa strada con il tuo partner, ma non sai come possa funzionare. Soprattutto in una società così ancora pregna di monogamia e gelosia? Beh, sei nel posto giusto. Questa è la coppia aperta spiegata facile. Partiamo col dire che la coppia aperta si basa su alcuni principi fondamentali, non nel senso di regole, ma delle prospettive da condividere col tuo partner, per far sì che la cosa funzioni pacificamente. Perché alla fine non importa tanto che tipo di relazione decidiate di intraprendere, l'importante è che tra di voi ci sia accondiscendenza, reciprocità e sincerità. Detto questo, iniziamo. Quante volte ti è capitato, pur stando con una persona che magari ami alla follia, di vedere una bella ragazza per strada e iniziare a desiderare di andarci a letto? Tantissime, immagino. Capita a tutti. È un istinto naturale. Ma solitamente questo desiderio lo si reprime, in quanto si pensa sia irrispettoso nei confronti della compagna. Ebbene, nella coppia aperta, questo problema non si pone affatto. Perché quel desiderio nei confronti di quella ragazza sexy sconosciuta per strada non è per nulla equiparabile ai sentimenti che provi per la tua amata. E non parlo in termini quantitativi, sono proprio due cose completamente diverse che non influiscono l'una con l'altra. Ti pongo un'altra domanda. Se mai decidessi di andarci effettivamente a letto con questa ragazza sexy, una botte via. Successivamente i tuoi sentimenti per la tua ragazza cambierebbero? Te lo dico io. Se si tratta di vero amore, no. Ma che cos'è il vero amore? Il vero amore si basa su cose molto più profonde ed importanti rispetto ad un becero ed animalesco istinto sessuale, come l'empatia, l'armonia del rapporto, la spontaneità. In poche parole, ami l'altra persona se il tuo unico desiderio è la sua felicità. Questo è il vero amore. E lo si può provare solo quando si trova la persona giusta con cui questo desiderio è condiviso. Questo rende la tua ragazza inequiparabile a tutte le altre. E non importa se ogni giorno ti fai 10 porno star molto più bravi di lei a letto. Lei sarà sempre l'unica ed inequiparabile. Come si fa ad avere paura che qualcuno ti possa portare via il compagno se sei completamente in un'altra categoria, se non hai concorrenza? Forse se il sesso per voi è la cosa più importante, sarebbe meglio se iniziaste a mettere in discussione l'efficienza del vostro rapporto. D'altronde, cos'è veramente importante per convivere o crescere dei figli? L'attrazione fisica o l'amore? Forse so a cosa stai pensando, ma la gelosia? È involontaria. E poi un po' di gelosia fa bene al rapporto, no? Significa che l'altra persona tiene a te, giusto? Non è proprio così, anzi, non lo è affatto. In realtà significa semplicemente che l'altra persona tiene a se stessa. Ma andiamo con ordine. Anche io credevo che la gelosia fosse involontaria ed incontrollabile. Ma quando ho cominciato a guardare la situa da un'altra prospettiva, mi sono reso conto che in realtà non lo è per nulla. La gelosia è scomparsa quasi totalmente. E non sapete che sollievo e leggerezza si provi nel non doversi preoccupare del fatto che la tua ragazza si stia divertendo con qualcun altro. Anzi, essere felice proprio per il fatto che lei si stia divertendo indipendentemente da te. Altrimenti, se vuoi che si diverta solo ed esclusivamente con te, sei un egoista? La gelosia è dovuta al fatto che ci hanno sempre insegnato che andare a letto con altri è sbagliato. E che se la tua ragazza va con un altro è perché tu non sei stato in grado di soddisfarla. Quindi essa non fa altro che denotare la tua mancanza di autostima ed eccesso di egoismo. Poiché se vuoi che la tua ragazza stia solo con te, nonostante provi attrazione anche per altri, e hai paura che te la possano portare via, vuol dire che vuoi il tuo di bene. Perché lei ti fa stare bene, ma non vuoi veramente il suo. Altrimenti saresti contento del fatto che si stia divertendo, seppur con un altro. Giusto? La sincerità si basa sul fatto che con l'altra persona si cerca di essere onesti al 100% su tutto. Non esistono bugie bianche.
l'altra persona è consapevole dei tuoi desideri, passioni ed è disposta a confrontarsi, discuterne ed eventualmente scherzarci su. Il bello di questa cosa è che non ci sono tabù. Ci si sente liberi di parlare di qualsiasi cosa senza giudizi o pregiudizi. Per dire, cioè, immaginate questo. Non sarebbe bello se, rientrato a casa dopo una nottata di divertimento da un'amica, alla domanda della tua compagna, che cosa hai fatto oggi? Gli potessi rispondere, l'abbiamo fatto così, così e così. È stato bello. E lei, bello cavolo, cioè, sono contenta per te che ti sia divertito. Possiamo provarlo anche noi in caso. Come se si stesse parlando di una partita di tennis. D'altronde, cioè, è di quello che si tratta nel sesso occasionale. Una semplice attività divertente per intrattenersi, come tutte le altre. Estremamente diverso da quello che puoi provare mentre sei sotto le coperte con la tua amata. Cosa che sì, meriterebbe un approfondimento, ma per ora va bene così. Questo è un tassello particolarmente complicato da applicare. E anche da spiegare in modo esaustivo, devo dire la verità, perché richiede di uscire completamente dalla visione classica di coppia, nel quale quando si decide di stare insieme con una persona, si deve sottostare ad una serie di consuetudini come se si firmasse un contratto. Tralasciando il fatto del non poter andare a letto con altri, vi sono altre regole, come il fatto di doversi vedere spesso, farsi regali, andare a mangiare insieme, insomma, regole la cui rigidità varia di coppia in coppia, ma che alla fine rappresentano tutte una sorta di patto. Siccome siamo fidanzati, allora dobbiamo fare le cose che fanno i fidanzati. Cose che all'inizio non appaiono neanche come obblighi, ma che a lungo andare, la maggior parte delle volte, si trasformano in una monotona ed abitudinaria forzatura, dalla quale è molto difficile uscire. Nella coppia aperta si fa ciò che ci si sente di fare, si seguono i propri sentimenti al 100%. Ci si vede solo se si ha veramente voglia, cioè, in poche parole, questo rende il termine coppia aperta fin troppo fuorviante, perché difatti non si tratta neanche di una coppia, ma di due individui indipendenti che seguono ciò che l'altra persona gli trasmette. Ecco perché in coppia aperta si evitano accezioni come la mia ragazza e il mio ragazzo. E questo vale anche per il discorso fatto in precedenza sulla gelosia, perché nessuno appartiene a nessuno. Ognuno è libero di poter sperimentare e vivere liberamente la propria vita, senza che ci siano insicurezze o sensi di colpa dovuti all'egoismo altrui che lo impediscano. E se ci si sente di vedersi tutti i giorni, ben venga, ma se lei desidera farsi un mese da sola, ben venga lo stesso, io sono felice perché tu sei felice. Nessuno dipende da nessuno. E se lei trova qualcuno con cui sta meglio di me? Al di fuori del sesso, intendo. Beh, lei è felice? Allora se la ami, dovresti essere felice anche tu per lei. Perché per te l'importante deve essere che lei sia felice. Non essere tu felice con lei. Qui si potrebbe aggiungere la questione del poliamore, ma non voglio mettere troppa carne al fuoco. È chiaro che per intraprendere questa strada serve una stima e una sicurezza in se stessi molto elevata, tale da poterla condividere con l'altro. Solo i più liberi e aperti mentalmente possono riuscirci al giorno d'oggi. Ci sarebbe molto altro da dire, ma spero con questo video di essere riuscito a metterti la pulce nell'orecchio. Se mai non ti sentissi pronto ad intraprendere la strada della coppia aperta, non sentirti retrogrado o stupido. L'importante è che, in caso contrario, tu sia coerente e fedele con la tua ragazza. Perché se fai coppia classica per poi andare a farlo con altri di nascosto, sei solo un egoista co***o pezzo di merda, figlio di puttana.